mia da fiora fio. Noi ovviamente cerchiamo sempre di più la caratterizzazione degli oli. Noi sosteniamo da sempre che un grande olio è un grande olio quando è anche caratterizzato dal territorio da cui viene. Non può esistere un grandissimo olio se questo non parla del proprio territorio. L'azienda appunto crede molto nell'olivicoltura per il futuro, crediamo che ci sia sempre più attenzione sull'olio di qualità, che ci sia sempre più interesse anche da parte del consumatore, e ci siamo anche noi appassionati al progetto perché crediamo che la profilazione del suolo e anche dei microorganismi che si trovano all'interno di esso sia importantissimo per l'ottenimento del prodotto. E per noi è sempre stato un vanto, insomma, poter produrre dell'olio buono. Abbiamo cercato di migliorarci. L'agricoltura toscana ha necessità di essere sempre più modernizzata e sempre più tecnologicamente avanzata. Per quello noi pensiamo che la ricerca debba essere fatta più possibile e nella maniera orientata verso i principi che hanno contraddistinto la Toscana da sempre e che a volte forse nel mondo di oggi vengono un po' trascurati. Che la mia felicità vive sol di realtà vicino a te. Sono molto felice che finalmente anche l'olio comincia piano piano a far parlare di sé. Con un occhio però recentemente anche all'olivicoltura, perché specialmente con i mutamenti climatici abbiamo visto che quest'area, che era estrema, considerata fin troppo elevata di quota per la coltivazione dell'olivo, si è invece rilevata un'area particolarmente interessante, vengono degli oli particolarmente fini. Buongiorno a tutti voi. L'azienda si trova a Pitigliano, in provincia di Grosseto, e ha un'estensione di 17 ettari e noi siamo dei coltivatori custodi. Coltivatori custodi perché coltiviamo in situ, nella nostra azienda, delle varietà antiche di cereali e di legumi. Mi occupo principalmente di produzione di olive e di commercializzazione di olio. È un'azienda agricola biologica dal 2002, le varietà olivicole sono quelle tipiche nostre, toscane, del territorio, Leccino, Pendolino, Moraiolo e Maurino, più qualche pianta anche di Picholen. Diciamo come incidenza un pochino meno presente del Morcone, soprattutto quando si sale in altitudine, però per vario tempo è stato associato a un semplice frantoio, perché come tipologia di olio che ne viene fuori gli somiglia molto, però ha una connotazione anche questa un pochino più tendente ad un profumo diverso. È stato detto che in dei casi sembrava di sentire note di pomodoro, ma questo è molto da approfondire. Mancanza di marcatori territoriali che leghino in maniera univoca il prodotto olio al suo territorio di origine, in termini di biodiversità e geodiversità, ha creato i presupposti per iniziare il progetto GeoEvo. Tre sono le linee di indagine utilizzate contemporaneamente per la prima volta in un unico progetto. Sono metagenomica, composti organici e traccianti geochimici. Ecco, proprio in quest'ambito è stata messa a punto una metodologia specifica per determinare le bassissime concentrazioni di stronzio e terre rare proprio nell'olio.